siamo qui con la dottoressa Agro e siamo al Forum Pia 2017. In questa occasione l'Agenzia Coesione ha portato una selezione di 60 progetti finanziati con i programmi operativi e sono 60 progetti selezionati in occasione dei 60 anni dei Trattati di Roma. Vorremmo chiederle come mai questa selezione, cioè con quali criteri è stata fatta, quali sono i punti di forza di questi progetti che avete portato qui in questo bel video per mostrare ai nostri visitatori. Ma il filo conduttore è mostrare la varietà e l'importanza dei fondi strutturali sugli investimenti pubblici e per il miglioramento della vita dei cittadini. Il filo conduttore è stato quello di scegliere 60 progetti su un'infinità di progetti conclusi e operanti che hanno migliorato le condizioni di vita nei territori, che hanno promosso il loro sviluppo attraverso una selezione che potesse in effetti mostrare su quanti campi i fondi strutturali agiscono, perché qui vedrete rappresentate attrattori culturali, progetti di ricerca, progetti di mobilità, progetti di trasporti, progetti fortemente innovativi e progetti conservativi di restauro. Quindi vedrete effettivamente come si agisce sullo sviluppo dei territori, come si va incontro al miglioramento della vita dei cittadini, declinando fattivamente e concretamente sia un articolo della nostra Costituzione, il 119, che l'articolo 174 dei trattati istitutivi della Commissione europea, dove le politiche di coesione sono esattamente nella scia di questi nuovi 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile. Nessuno resti indietro e l'ambiente sia protetto in una sostenibilità che sia economica, sociale, oltre che finanziaria. È in qualche modo anche un modo per spingere le altre amministrazioni a prendere, diciamo, a presentare dei progetti concreti per utilizzare queste opportunità che ci sono. Molte volte si dice che comunque i fondi non vengono sfruttati a dovere, no? Non vengono utilizzati pienamente, e forse in questo modo, non so, avete voluto anche dare uno spunto, proprio come diceva lei, far capire concretamente cosa si può fare, cioè i fondi non sono un finanziamento a perdere, ma effettivamente possono incidere sulla vita dei cittadini. Certo, questo stimolo è per i cittadini, perché queste cose sono state realizzate dalle amministrazioni, cioè non le ha realizzate la coesione, le risorse sono quelle aggiuntive della coesione, sono state realizzate da tutte le amministrazioni regionali, locali e nazionali e sono al servizio del miglioramento della vita dei cittadini. Quindi diciamo che è proprio un modo per comunicare, cosa che non sempre è stata fatta, cosa l'Europa anche fa di concreto nei nostri paesi.